Leonarini, ripartirei, anzi riprenderei le tue parole, quelle che pronunciasti a Pesaro dopo la sconfitta subita in rimonta. Serve un diverso atteggiamento, l'atteggiamento di una squadra che si deve salvare. L'atteggiamento visto oggi in campo un po' rispecchia quelle parole, l'invito che avevi fatto allora. Sì, sì, no, oggi l'atteggiamento è stato giusto, la partita è stata giusta. Abbiamo fatto secondo me una buonissima partita, giocavamo contro una squadra forte, siamo andati due volte in vantaggio e purtroppo in questo momento, quando ci sono degli episodi dubbi, ci vanno sempre un po' a sfavore. Questo non è una cosa bella, perché il rigore è mezzo e mezzo, è va dato, il gol di Serrotti è dentro e non viene dato, quindi mi riferisco a questo: quando c'è un episodio dubbio, nel dubbio a noi vanno sempre contro, e questo penalizza una squadra che è già ultima e deve rincorrere. Quanto può essere importante non solo aver trovato continuità, guardando il bicchiere mezzo pieno ovviamente, in questo pareggio, questo risultato di Trieste, alla luce anche di una corsa alla salvezza che è sempre più viva là in fondo? Il risultato è importante, diamo continuità alla vittoria fatta in casa, e probabilmente e chiaramente mercoledì la partita da vincere assolutamente, e lo sapevamo. È chiaro che oggi, per come è andata la partita, c'è un po' di rammarico, perché la partita era la nostra portata e potevamo assolutamente portare a casa i tre punti, perché i tanti punti di differenza tra le due squadre oggi sinceramente non si sono visti in campo. Giro anche i complimenti che ti sono stati fatti in studio al tuo indirizzo. È un po' un coro unanime, un Mariano Arini che sembra aver cambiato marcia nell'ultimo periodo. Mi fa piacere, io ho sempre cercato di dare il mio contributo. È chiaro che magari in alcune partite ci riesci meno. Adesso diciamo che tutta la squadra sta girando bene, quindi chiaramente anche i singoli, quando gira la squadra, si possono esaltare. Noi in questo momento dobbiamo dare il massimo, perché per noi, per la città, per la società, la salvezza è vitale, quindi noi battaglieremo fino all'ultimo minuto e l'ultima partita per salvarci.